Sergio Leone è stato un regista, sceneggiatore e produttore cinematografico. Nacque a Roma il 3 gennaio 1929 e morì sempre a Roma il 30 aprile 1989 all'età di 60 anni per un arresto cardiocircolatorio, e la salma venne sepolta nel piccolo cimitero del borgo di Pratica di Mare, nei pressi di Pomezia. L'attività cinematografica di Sergio Leone è stata talmente ampia che è difficile da raccontare tutta in un podcast di 5 minuti. È riconosciuto a livello mondiale come uno dei più grandi ed influenti registi di tutti i tempi. Celebre per i suoi film del genere spaghetti western, nonostante abbia diretto pochi film, la sua regia ha fatto scuola, contribuendo alla rinascita del western negli anni 1960, grazie a titoli come Per un pugno di dollari, Per qualche dollaro in più, Il buono, il brutto e il cattivo, che formano la cosiddetta trilogia del dollaro, e C'era una volta il West, mentre con C'era una volta in America ha profondamente rinnovato il lessico del tipo gangster movie. E queste ultime due pellicole, assieme a Giù la testa, fanno parte della trilogia della seconda frontiera americana, come definita dallo stesso Leone, altresì conosciuta in seguito come trilogia del tempo, da una definizione data dal critico cinematografico Morandini, o anche infine trilogia della fiaba. Sergio Leone, come ho detto, nacque a Roma, presso il Palazzo Lazzaroni, sito in via De Lucchesi, a pochi metri dalla Fontana di Trevi, figlio di Roberto Roberti, nome d'arte di Vincenzo Leone, un regista e attore anch'egli, originario di Torella dei Lombardi, in provincia di Avellino, considerato uno dei pionieri del cinema muto italiano, e di Bice Valeran, pseudonimo di Edvige Valcarenghi, un'attrice romana nata in una famiglia milanese che vantava anche delle remote origini austriache. Nel 1931 la famiglia Leone si trasferì a via Filippo Casini, nel quartiere popolare di Trastevere. Il mio modo di vedere le cose talvolta ingenuo, un po' infantile, ma sincero, come i bambini della scalinata di Viale Glorioso. La targa con questa scritta è stata affissa per segnalare la casa in cui Leone ha vissuto gli anni dell'infanzia e della gioventù, lungo la scalinata di Viale Glorioso che scende verso Trastevere. Studiò presso i Lasalliani, su scelta della famiglia, che avversava l'organizzazione pubblica fascista dell'educazione, dove, proprio tra i banchi di scuola delle elementari, Sergio Leone conobbe uno tra i suoi futuri più stretti e celebri collaboratori. Indovinate chi? Il compositore Ennio Morricone. Non eccelso negli studi, si avvicinò con interesse già da quegli anni alla storia e all'italiano. Antifascista convinto, a 14 anni decise di unirsi alla Resistenza, venendo però dissuaso dalla madre. Appassionato fin da bambino al cinema statunitense, adorava John Ford e Charlie Chaplin. Leone, dopo le prime esperienze col padre Vincenzo, iniziò a lavorare nell'ambiente cinematografico già all'età di 18 anni. Ebbe infatti una piccola parte come comparsa in Ladri di biciclette di Vittorio De Sica, di cui fu per quel film anche assistente, sebbene non retribuito. Quando i protagonisti Antonio e Bruno vengono sorpresi a Porta Portese da un temporale, si riparano sotto un cornicione, dove arrivano anche dei seminaristi stranieri, tra cui c'è appunto Sergio Leone. Successivamente Leone cominciò a interessarsi del genere peplum. Il genere peplum era basato su azioni eroiche ed epiche dell'antichità classica. Nel 1949 il padre Vincenzo si ritirò con la moglie Edvige
nel paese natio di Torella de Lombardi, mentre il ventenne Sergio, iscrittosi alla facoltà di giurisprudenza, decise di restare a Roma e di lavorare nel cinema, entrando in contatto con le conoscenze paterne nel mondo cinematografico. Sergio Leone è stato sposato con Carla Ranaldi, prima ballerina del Teatro dell'Opera di Roma, per 29 anni, fino alla morte del regista. Dalla loro unione nacquero tre figli, Francesca, pittrice di valore internazionale, Raffaella e Andrea, titolari amministratori della casa di produzione Leone Film Group, fondata dal padre nel 1989.